Ciao ragazze, in questo video vi farò vedere la mia routine serale autunnale. Dopo essermi messa il pigiama, vado in bagno e raccolgo i miei capelli con un elastico. Lavo i denti e poi passo allo struccaggio. Comincio bagnando tutto il viso con un pochino di acqua e poi utilizzo queste salviettine struccanti che a contatto con l'acqua rilasciano un detergente. Quindi prendo una salviettina, la bagno con un pochino di acqua e poi la strofino di modo che esca la sostanza struccante. Poi la passo su tutto il mio viso, quindi strucco prima il viso e poi passo agli occhi. Sciacquo il mio viso e poi lo ripulisco di nuovo per essere sicura di aver tolto proprio tutti i residui di trucco. Quindi utilizzo il Clarisonic e il mio solito detergente, metto un po' di detergente sul Clarisonic e poi passo il Clarisonic su tutto il mio viso. Alla fine risciacquo di nuovo il viso. Visto che andiamo verso la stagione fredda, per me, per le mie labbra, è importante fare uno scrub per far sì che non si formino pellicine. Quindi utilizzo questo scrub, lo passo delicatamente con il dito su tutte le labbra e poi le sciacquo. A questo punto passo al tonico, quindi metto qualche goccina di prodotto su un dischetto di cotone e poi tampono il dischetto di cotone su tutto il mio viso. Per il contorno occhi utilizzo prima un siero che picchietto su tutta la zona e che poi stendo dal basso verso l'alto. È molto importante fare questo movimento, quindi parto dall'inizio dell'occhio e poi con il dito salgo verso la tempia. E poi utilizzo anche una crema molto ricca perché il mio contorno occhi tende a seccarsi soprattutto durante la notte, quindi per me è molto importante mantenerlo idratato. Sulla pelle del viso invece utilizzo soltanto un siero perché a differenza della pelle del contorno occhi e delle labbra che è secca, la pelle del viso, la mia pelle del viso, non è affatto secca, anzi è mista e tende anche a lucidarsi, quindi utilizzo soltanto un prodotto, lo picchietto e poi lo porto anche sul collo. Poi prima di andare a dormire mi piace preparare una bevanda calda, quindi un tè o una tisana. Questa sera utilizzo questo tè che oltre ad avere un sapore buonissimo, anche una cosa carinissima, ha all'interno dei pezzettini di zucchero a forma di cuoricino, li trovo veramente troppo carini. Quindi faccio scaldare l'acqua e poi preparo il tè. Poi bevo il tè nel letto e nel frattempo guardo sull'iPad i video su YouTube oppure le fotografie su Instagram, leggo i vostri commenti, rispondo alle email, quindi faccio tutte queste cose che non ho avuto il tempo di fare nel corso della giornata, quindi mi rilasso un po' guardando un po' di video e bevendo qualcosa. Poi quando ho finito rilavo i denti e non ve lo faccio vedere perché ve l'ho già fatto vedere all'inizio di questo video, sarebbe ripetitivo e penso anche che non sia particolarmente interessante. Stendo poi una crema idratante sulle mani e porto l'eccesso anche sulle braccia. Come sempre do la buonanotte a Whisky e Whisky dà la buonanotte a me e in questo caso la dà anche a voi. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao!